archi a sesto ribassato, tutto fatto in mattoni. Questi, quindi questi mattoni delle travi, come si chiama, dei pilastri, quanti anni potrebbero avere? Del 1877 di sicuro. Okay. Perché è stata appunto sopraelevata, aveva la pianta e questa parte a L e quella originaria che si trova, okay, in tutte le mappe. Ok. Poi, e oltre alla corte è stata fatta la sopraelevazione agli altri due piani con 3 metri di altezza all'interno. Sì, tra l'altro vedo che il primo è alto, il secondo un po' più basso, sì, il terzo è bassino. Sì, il primo piano terra dicono che sia alto di così 4 metri perché all'interno venivano poste le canne per l'allevamento dei bacchi da seta. Ok, per che in zona era diffuso. Sì. Okay, altre cose da dire, il tetto è in cotto, il cotto è nuovo. Sì, e diversi abitanti hanno recuperato i solai. Hanno fatto delle mansarde, è venuta una cosa carina perché comunque c'è tutto il controsoffitto in legno, richiama un po' l'aspetto originario della casa. Ok, quindi questo è così, quello era il pozzo? Il pozzo, quello era il lavatoio, qua gli studenti, i docenti di architettura lo danno di buon pregio perché comunque è rimasto, a parte l'intonacatura civile esterna, è rimasto la struttura originaria, si vede la... Originaria di quando? Sarà o della costruzione, della ristrutturazione di fine 800 o comunque di primo 900, però le strutture in legno sono proprio quelle originali. Ok, poi quindi questa, la cascina vera e propria è questa cosa con i ballatoi. E sì, ci sono adelle. Attorno sono state ristrutturate le stalle. Qui c'erano le stalle che sono state ristrutturate. A posto. Vabbè. Allora, questi erano i fienili. Sì, i fienili. Ok.